Adesso parliamo della partita con Andrea Chiappella, l'autore del gol vittoria di oggi. Allora, Andrea, una vittoria meritata contro una ottima squadra. Ma sicuramente più che ottima, i risultati erano dalla loro sicuramente. Noi abbiamo un ottimo collettivo e abbiamo dimostrato, al di là del mio gol, che la squadra c'è e tutte le domeniche siamo competitivi. Poi si può vincere, si può perdere, ma l'importante è crederci sempre. Oggi penso che l'abbiamo dimostrato. Quindi qual è stata oggi e magari anche nelle altre partite la vostra arma migliore? Ma sicuramente il gruppo, la voglia di crederci sempre, non mollare mai, ecco, questo penso sia fondamentale in una squadra che, come il nostro obiettivo, la salvezza è alla base di tutto sicuramente, l'umiltà e la voglia di salvarsi, di lottare. Adesso avete fatto queste due vittorie importanti, domenica scorsa e questa, siete arrivati a 21 punti, cambia qualcosa nell'ottica del campionato? Io penso che ogni partita va giocata dal primo al 94esimo, senza guardare la classifica. Poi, quando finiremo, arriveremo a quattro partite alla fine, vedremo dove siamo e poi faremo le nostre valutazioni. Sicuramente bisogna lottarle tutte, non c'è una partita facile e una difficile. Sono tutte squadre di ottimo livello, qualcuna più attrezzata, qualcuna un po' meno, ma si gioca tutti i 90 minuti, come oggi l'ha dimostrato. E per quel che riguarda invece un tuo giudizio sugli avversari, il campionato in genere rimane il Seregno la prima favorita, quali saranno le squadre che saranno là? Ma sicuramente il Seregno, abbiamo visto che è una corazzata, lo sta dimostrando, sta rispettando un po' le attese. Queste secondo me diranno la loro fino all'ultima partita, perché l'hanno dimostrato, al di là del risultato di oggi, una serie così di vittorie non si fa senza le qualità. E poi sicuramente io non ho visto male la Folgore-Verano, vediamo. Il campionato è ancora lungo, ci sono 18-19 partite ancora, perciò può succedere ancora di tutto. Per te invece ci sono obiettivi particolari? Ma sicuramente far bene qua e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati tutti insieme, quello sì, alla base sicuramente quello.